Buonasera signori e signori, parte 19 della guida Pokémon Perla. Sono 78, come ogni giorno vi narro la nuova parte dove, diciamo, oggi casualmente troveremo Camilla. Sarà questa ragazza dai capelli biondi che l'avevamo già trovata. Ci dice che se abbiamo visto degli Psyduck al percorso di 100 metri, se gli possiamo dare una pozione segreta, dato che lei si è rotta un capello e gli fa male un indice del piede. E quindi non ce la farà. Quindi dovremo ritornare verso il percorso 214 che ci porterà a recuperare la MN02 che contiene appunto volo. Però adesso ho recuperato uno strumento, voglio utilizzare un repellente per scacciare appunto i Pokémon per riportarmi alla vecchia città. Evitiamo che il percorso si fa impervio. Qua troviamo una difesa X. Bene. Passiamo in questi tunnel, ritorniamo a Rupepoli, forchiamo la bicicletta. Adesso dovremo andare al deposito del Team Galassia, che vi ricordate aveva detto che si trovava la MN02 volo, che è in quella sfera là. Eccola qua. La troviamo e adesso la dovremo insegnare a Pelipper, o a Felipper come preferite. E sfortunatamente mi sono accorto anche di una cosa mentre stavo insegnandola, che un ragazzo mi aveva detto che, come anche Bulbapedia, Drifblim non poteva imparare volo, e invece qui sì, può imparare anche volo. Io ho catturato quindi Pelipper per niente, perché io in realtà lo volevo prendere Sheldon, dato che non lo utilizza nessuno. Volevo appunto questo, ma tutti mi dicevano Drifblim non può imparare il volo, e io l'ho insegnato, ho catturato Wingull e poi Pelipper. Adesso insegno anche Tuono a Pichu, anche se so già che l'ho sostituito con Pikachu, un degno Pokémon. Adesso ci dobbiamo arrivare verso il percorso 210. Andate sicuramente a Flaminia, che è il percorso più vicino, anche con la bicicletta. Quindi voliamo, eccoci qua, è una vecchia città del Far West. Inforchiamo la bici e troviamo qua gli Psyduck. Utilizziamo la pozione segreta normalmente e loro si curano e se ne andranno. Dai cogliones, via. Sì, ok, ne ha perso uno, però di no. Ecco che ritorna Camilla a scassarci e ci dice di fare un'altra mini missione, di prendere l'arcamuleto e portarlo a Memordia, se non mi sbaglio, dove sua nonna, che è l'anziana del villaggio, ricerca questo amuleto, appunto. Qua ci saranno alcuni allenatori nascosti che io chiaramente sfiderò per allenare la mia squadra, che non è proprio a un livello elevato. Quindi scusate per le lotte, ma non li potevo saltare, altrimenti il video mi veniva di 2 minuti. Allora, faccio imparare acqua di sale a Pelipper al posto di Idropulsar, dato che è molto più potente acqua di sale. E affrontiamo questo mini ninja del trio ninja, appunto. È quello del Takeshi's Castle. Allora, il primo Pokémon che manda è Edgardo, anche un nome abbastanza usato adesso, più forse in Friuli Venezia Giulia che in Liguria. Comunque Edgardo è proprio un nome utilizzato spesso, cioè proprio ora va di moda. Come ti chiami, Belbami? Edgardo. Beh, un nome abbastanza curioso. Aveva uno Zubat, adesso uno Scorupi. Questo Ninja Boy inutile. Al 25 Scorupi, utilizza ancora acqua di sale. E non lo fa fuori, lui utilizza acupressione, ovvero è una mossa abbastanza utile perché, come avete visto, il dito farà pressione su un nervo del vostro Pokémon e aumenterà una statistica a caso di molto. Quindi può essere l'attacco, attacco speciale, difesa, difesa speciale, questa roba qua. Quindi, cioè, tenetelo magari come mossa, può essere abbastanza utile se cercate di potenziare magari uno Snorlax o un Pokémon con molta difesa e poi fargli utilizzare una mossa fisica e ciao, ci vediamo.
Allora, qua è un altro del trio ninja, sempre di Takeshi's Castle. Questo almeno ha un nome più simpatico, Federico. Quell'altro è Edgardo, beh, una mamma abbastanza non furba, veniva dal villaggio della sabbia. Esatto, c'erano molti castelli nel villaggio della sabbia. Comunque, Zubat viene fatto fuori. Poi manda un altro Zubat, io però ho stoppato perché era noiosa la battaglia. Affrontiamo qui un Fanta allenatore, che è del Fantacalcio. Ha un ponita, si chiama Kathleen lei, che anche questo è un nome abbastanza dato più in Toscana dalle mie parti. Ci sono queste bambine, come chiama Kathleen, proprio come Edgardo. Qui Pichu riesce a utilizzare Rapido Artiglio e attaccare subito con Tuono. Che non fa nemmeno fuori Ponita, che cioè ragazzi, Ponita lo fa fuori anche un Caterpie a livello meno 1 con retromarcia e basta. Cioè, e zero Pokémon in squadra, tranne che lui, quindi. Vabbè. Ci vogliono due attacchi tuono per sconfiggere Ponita. C'è una fitta nebbia, quindi utilizzate la mossa scacciabruma se la volete togliere. Io a me invece mi piace la nebbia. Poi, senza offese, i ragazzi di Milano che seguiranno questa guida ci saranno abituati, dice che c'è sempre la nebbia. Io sono venuto una volta a Milano, io non l'ho trovata. Comunque l'ho trovata bellissima, una bellissima città. Adesso le prossime mete saranno Roma e basta, anche perché a Napoli ci sono stato quest'anno e ho visto anche il Vesuvio, molto bello, e sono stato anche a Venezia, quindi l'ho visto di tutto. Adesso mi manca proprio Genova, Torino, Roma, poi boh. Cioè, Bologna, ma di città, Bari, ecco, mi manca anche Bari, però di città appunto molto grosse non me ne mancano molte. Comunque, abbiamo abbattuto questa fantallenatrice, qui ci sono due scemi che si rincorrono, proviamo a chiedergli il perché. Una si chiama Zack e Jen, Zen e Jack, Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha un Gyarados e un Raichu. Vediamo che fine faranno entrambi. Io ho Pichu e Pelipper. Quindi diciamo si equivalgono i Pokémon perché Gyarados e Raichu, Gyarados può imparare mosse tipo acqua come Pelipper. Pichu e Raichu sono appunto le due evoluzioni. Allora faccio rientrare Pelipper e mando Monferno perché lo voglio far evolvere. Bene, loro falliscono. Togepi, oh sì, Togepi, Pichu utilizza l'attacco tuono su Gyarados. Oh, attenzione, colpo di fortuna ragazzi. Pichu con un colpo di culo riesce a sconfiggere Gyarados. Adesso dovremmo abbattere anche Raichu. Beh, Monferno fallisce. Raichu invece no. L'attacco fulmine. Io utilizzo ritorno che fallisco. Mi piacciono quando i miei Pokémon falliscono. Mi dà l'idea che sono molto utili. Lui utilizza Ruotafuoco, Monferno. Vediamo se con un colpo è, ma anche no. Però lo bruciamo, quindi beh, butta via già qualcosa. Lui ancora utilizza l'attacco fulmine e riesce a sopravvivere. Pichu chiaramente non c'era da aspettarsi altro che fallisca. Soffre per la scottatura a Raichu. Utilizzo pugno rapido e riesco a sconfiggere fortunatamente Raichu. Sì, Pichu ancora è lì che tenta di usare il ritorno, ma con nessuno. Pelipper sarà a livello 29, Pichu non ce ne frega niente, Monferno resta stabile. Quindi la parte sta per terminare, come al solito votate, commentate e iscrivetevi. Ciao ragazzi, esce tanto.